a fare la spesa, lavare, stirare, cucire, cucinare, tenere il bambino! E tutto questo con l'appartamento sottosopra. T'assicuro che non è uno scherzo. Devo confessare, Vera, che ti ammiro ogni giorno di più. Ma certo, questo è dovuto al fatto che il nostro è un matrimonio felice. Ma certo, tra noi c'è un'intesa perfetta. In questi ultimi tempi non mi ricordo che ci sia stato un litigio. Siamo legati da un reciproco interesse e non ci limitiamo e ne ci ostacoliamo a vicenda. Siamo affettuosi e pieni di attenzioni uno verso l'altro, senza tuttavia stancarci con premure troppo assillanti. E abbiamo sempre qualcosa da dirci, già che per fortuna abbiamo lo stesso senso dell'unico. Lo stesso concetto della felicità. Le stesse preferenze. Gli stessi gusti. Le stesse idee sulla famiglia. È una cosa straordinariamente importante. Una perfetta intesa sessuale! Proprio vero! È una cosa della massima importanza, perché sotto questo aspetto Michael è davvero straordinario! Sa essere allo stesso tempo sfrenato, saramente egoista e incredibilmente delicato, pronto a sacrificarsi per il partner, passionalmente spontaneo e pieno di inventiva fino alla raffinatezza! Ma tutto questo che merita di Vera, sempre capace di attrarmi ed eccitarmi! Se ti dicessi quanto spesso facciamo l'amore. E questo perché ogni volta lo facciamo come se fosse la prima volta, in modo che non diventi mai per noi una cosa abitudinaria e stereotipata, bensì sempre qualcosa di nuovo, di unico, di indimenticabile, in cui mettiamo tutto noi stessi. Sì, perché per Vera essere una buona moglie non significa soltanto essere una brava madre, una brava padrona di casa. Lei sa benissimo che l'essenziale è essere un'amante appassionata! E proprio per questo ha tanta cura della sua persona e riesce a mantenere il suo sex appeal nonostante il gran lavoro che svolge. Anzi, ti dirò.